squadra, scusate per il luogo angusto, dobbiamo ringraziare comunque i proprietari del Gattopardo perché non ci hanno concesso il paratenda. Non siamo in regime di libertà, comunque noi ci siamo accontentati e vi ringrazio veramente di essere qui questa sera così numerosi. Prego, potete accomodare. È troppo importante essere qui con voi. Vedete, qui c'è la squadra, la nostra squadra, la mia squadra che diventerà la vostra se voi lo vorrete, e comunque di questo parleremo più avanti. Ora voglio solamente darvi i motivi, dirvi i motivi della mia candidatura, e c'è un unico grande motivo che mi ha portato a compiere questa scelta e ad essere qui oggi. Si chiama Brolo. Ho dato tanto a questo paese e tanto ho ricevuto. Per me questa candidatura significa rinnovare un atto d'amore. Ho deciso di candidarmi dopo aver riflettuto a lungo. Come dice qualcuno, avrei potuto serenamente godermi la pensione, ma sento di avere ancora tante energie da spendere, perché ricordo a qualcuno, la vitalità e le idee non si misurano con l'età, anzi forse migliorano. Non me ne vogliano, ma vedere lo stato in cui è ridotta Brolo, assistere al declino di un paese che in passato era visto come punto di riferimento di tutta la zona, mi ha spinto a decidere di mettermi nuovamente a disposizione della nostra comunità. Non voglio e non posso restare a guardare un paese morire, sapendo che ci sono tante cose che si possono fare e si devono fare per risollevarlo. Lo devo a voi cittadini, lo devo alla mia famiglia, lo devo alle tante persone che mi hanno spinto a dare ancora il mio contributo per invertire la rotta, per fare rialzare Brolo prima che sia troppo tardi. Non ho interessi da difendere, né poltrone da conquistare. Ricordo a qualcuno che ne ho avute tante, anzi troppo, né vendette da consumare. Ho solo l'amore per il paese in cui sono nato, cresciuto, vissuto e a cui ho dedicato tutta la mia vita. Ho deciso di candidarmi consapevole che non mancheranno attacchi, insulti, calunnie, come è sempre successo, nello stile dei nostri avversari. Ma ho le spalle larghe, voi mi conoscete. E soprattutto ho voi che mi date la forza di sopportare tutto. È più importante rispetto a questo che Brolo si rialzi e torni a camminare. Possono insultarmi come credono, risponderò agli attacchi solo per onor di verità e per difendere questo progetto che è nato in modo spontaneo e trasversale. Questo e quegli altri è un gruppo numeroso di diversa estrazione politica. Quello che mi onoro di guidare, ma unito dalla voglia di far risorgere questo paese.
Voi lo sapete, in questi ultimi 5 anni sono stato in religioso silenzio, pur subendo attacchi di ogni genere. La mia attività amministrativa è stata passata ai raggi X, alla ricerca di non so bene che cosa. Insomma, la mia attività amministrativa è stata rivoltata come un calzino, sempre, in questi 5 anni. Ebbene, sapete qual è il risultato? Non hanno trovato nulla, perché niente poteva esserci. Ho sempre rispettato le regole, ho sempre agito nella legalità e nella trasparenza. Quella legalità e quella trasparenza che per altri sono slogan buoni per le campagne elettorali, per me hanno sempre rappresentato valori autentici, messi in pratica nella vita politica. Di certo non accettiamo lezioni di legalità e di trasparenza da chi che sia. E se è il caso, su questo argomento torneremo per approfondirlo. Tutti voi sapete ciò che ho fatto per Brolo. In 10 anni di sindacatura, insieme a tanti consiglieri e assessori che ho avuto l'onore di guidare, forse i più giovani non lo ricordano, ma ho ottenuto per Brolo più di 30 milioni di euro di finanziamenti, a partire da quello del rifacimento della spiaggia per circa 8 milioni e che resta comunque il fiore all'occhiello di una località che ha vocazione turistica. Ce lo invidiano tutti. Vedete, questo è stato personalmente seguito da me, se voi ricordate, anche con l'aiuto dei pescatori, per cui abbiamo cercato di migliorare quello che era il progetto esecutivo, finanziato a suo tempo tutto dalla Comunità Economica Europea. Ebbene, la spiaggia è lì, ancora non toccata dal mare, e questa è stata una grande fortuna per Brolo. E poi, se voi ricordate, le riqualificazioni e la messa in sicurezza delle diverse scuole del paese e numerose altre opere che hanno contribuito a cambiare il volto di Brolo, nonché, ricordatelo, il primo piano regolatore di Brolo che ha consentito un'espansione ordinata del paese. E adesso sono qui, pronto a rimettermi al servizio di Brolo, mettendo a disposizione le sue armi di cui sono dotato: passione, conoscenza amministrativa, competenza. Se eletto, lo dichiaro qui, questo sarà il mio ultimo impegno amministrativo. Se mi darete ancora una volta fiducia, mi spenderò con tutte le mie forze per far rinascere questo paese. Restituire il decoro perduto, rilanciare un'immagine sbiadita, riconquistare una normalità dimenticata. Lavorerò per formare una classe dirigente formata da giovani e competenti professionisti in grado di far diventare di nuovo grande Brolo e di dare un futuro a Brolo. E non credo di offendere nessuno se dico che il degrado di questi anni si può toccare con mano. C'è un paese in stato di abbandono sotto tutti i punti di vista, dalle attenzioni quotidiane alla necessaria programmazione per il futuro. Soprattutto c'è un ordinario da garantire,
tante piccole cose da sistemare e tante grandi cose a cui pensare per il futuro. Beh, basta passeggiare per le strade di Brolo per rendersi conto dello stato di abbandono e di degrado evidente in cui versano tante zone, dai giochi per bambini al verde pubblico, basta andare alla villa comunale, solo quella al centro, poi per tutte le periferie, dalle strade ai marciapiedi, sia le strade del centro, sia le strade delle periferie. E noi vogliamo proprio iniziare da qui, dalle piccole cose, da ciò che serve per assicurare vivibilità e decoro. Ma non dimentichiamo gli altri servizi, dalle scuole agli anziani. Non dimentichiamo la necessità di rivitalizzare il commercio e le opportunità di finanziamento da intercettare per far crescere questo paese. Brolo merita di più. Brolo si merita il meglio. E lo dico così, spassionatamente. Io e la mia squadra abbiamo la passione, la qualità, l'esperienza, l'entusiasmo per rimettere questo paese sui binari giusti, per ridargli speranza, per poter guardare al futuro con un pizzico di ottimismo. Ho visto in questi giorni, in questi mesi, troppa rassegnazione da parte dei cittadini, da parte dei negozianti, da parte dei giovani. Noi non possiamo rassegnarci. Abbiamo potenzialità enormi che dobbiamo sviluppare. E quindi sono qui, sinceramente onorato di guidare la squadra che è qui con me. Ogni giorno che passa mi convinco sempre di più che questo gruppo può dare tanto al paese se voi ci darete fiducia il 28 aprile. Dipenderà certo da voi cittadini. Ora voglio presentarvi uno ad uno i componenti della nostra squadra. Questo gruppo è nato in modo spontaneo. Molti di voi vi siete proposti interpretando la voglia di riscatto di una comunità intera. Avete capito che non era più tempo di stare a guardare. Avete capito che era giunto il momento di agire e avete quindi deciso di farlo perché amate il vostro paese e perché avete creduto in me e in voi stessi soprattutto. Grazie. E ora facciamo un altro applauso di incoraggiamento a questi ragazzi. E adesso vi racconteranno qualcosa di loro, di ciò che hanno in mente di fare per il nostro paese. Incomincerò ora a fare un brevissimo profilo, qualche parola di ognuno. Manuel Agnello, giovane brillante, con esperienza da consigliere alle spalle, impiegato del Ministero della Difesa, è stato protagonista di numerose battaglie in Consiglio Comunale, sarà il portavoce delle istanze dei giovani in Consiglio. Buonasera a tutti e grazie per la vostra partecipazione qui stasera. Tutti conoscono il professore Raccodo, non ha bisogno di tante presentazioni. La sua storia politica parla da sé. Ho deciso di candidarmi perché in lui vedo la voglia di mettersi a disposizione di tutti e di dedicarsi completamente per il nostro paese.
e credo, anzi ne sono certo, che grazie alla sua guida sapiente e lungimirante Brolo uscirà da questo impasse in cui si trova e ritornerà a splendere. Brolo ha diritto ad un'opportunità. Dalla mia ho tanta passione, volontà e trasparenza che metterò a disposizione di tutti, nessuno escluso. Penso ad un'economia fondata sul turismo. Penso ad un turismo che vada oltre la spiaggia e che sia capace di durare più di un mese d'estate l'anno. Risolveremo il problema dello sversamento delle acque nere a mare perché sappiamo come farlo e lo faremo. Ci sono tante battaglie che abbiamo portato avanti in questi 5 anni come gruppo consigliere per Brolo insieme ai miei colleghi consiglieri. Stasera ne dirò qualcuno perché poi ne parleremo durante i comizi. Il primo può essere il rimborso del trasporto scolastico extraurbano. Il comune non ha mai anticipato un euro alle famiglie di Brolo, nonostante la regione siciliana rimborsi in toto questa spesa al comune di Brolo. Un altro è l'acquedotto di Iannello. Con i consiglieri comunali di minoranza siamo andati a fare un sopralluogo e vi possiamo assicurare che versa in situazioni disastrose. Basti pensare alle ordinanze di non potabilità dell'acqua che ha emesso il comune e poi la situazione contabile dell'ente. Tutti noi sappiamo che hanno fatto 2 dissesti finanziari di fila e ancora mancano tanti bilanci. Noi stiamo con Brolo e spero che il 28 aprile anche voi stiate con Brolo, dandoci la possibilità di andare con voi. Grazie. Bravo Manuel, la sua verve durante questi anni continua con grande passione per il futuro. Nino Bonino. Giovane brolese, cresciuto tra sport e pallone, ragazzo alla mano, è vero, si fa voler bene da tutti e porterà in consiglio comunale le istanze del mondo sportivo. Ha accettato con entusiasmo di far parte della nostra squadra. Vai Nino! Grazie a tutti, sono molto emozionato. E vai Nino! Allora, diciamo che gli elogi al prof li ha fatti tutti Manuel, quindi ringrazio Manuel, da me non devo... Mi hai bruciato tutto, sei un grande. Volevo dire solo questo. Sono uno sportivo, amo lo sport sotto ogni sua forma. Il mio sogno sarebbe quello di far ritornare i ragazzi, i giovani, a praticare sport, uno sport sano. Però mi chiedo, come possono questi giovani, ma anche meno giovani, perché ricordiamoci che lo sport è per tutti, prof, anche per lei. Certo! Come possono questi giovani praticare attività sportiva se tutte le infrastrutture brolesi sono fatiscenti o non a norma? Parliamo del campetto russo, del campetto all'acqua, passando per la palestra comunale o il campo sportivo dove le tribune sono inagibili agli spettatori. Parliamo dei campi da tennis dove oltre a un'infiltrazione d'acqua c'è anche un problema di umidità che mette a serio rischio i frequentatori in certi periodi del mese o dell'anno. Comunque vorrei anche che i giovani si avvicinassero alla politica come sto facendo io in questo momento, vorrei che loro partecipassero con noi alla ripartenza di Brolo. Io sto con Brolo e voi? Bravo, bravo Nino. Coro Contipodero. Pur essendo ancora giovane, ha maturato tanta esperienza amministrativa.
ha fatto parte del gruppo di minoranza consiliare e la sua presenza nella lista di Bruno Riparte è molto significativa, perché dimostra che nell'interesse superiore del bene del Paese abbiamo superato temporanee divergenze politiche. Colo infatti, con l'affetto di sempre, ha subito sposato questo progetto e ha manifestato la sua voglia di crescere dal punto di vista amministrativo sotto la mia guida. Il suo carattere esuberante porta allegria e serve a cementare lo spirito di squadra. Grazie, innanzitutto buonasera a tutti, grazie a tutti per la vostra presenza e grazie al professore Raccoldo per le belle parole, la simpatica presentazione nei miei confronti. Io prima di iniziare il mio breve intervento, professore Raccoldo, le vorrei dire una cosa. Poco fa, quando sono arrivato, mi hanno fermato alcune persone e mi dicevano: "Cono, ma il luogo è troppo piccolo, stiamo stretti." Io non sono d'accordo, perché non è piccolo il luogo, ma siete voi che siete in tanti qui per noi stasera. E questo vero, professore Raccoldo, è un segnale che Bruno ha voglia e vuole di partire. Io in questi anni ho ricoperto il ruolo di consigliere comunale, dove grazie a questo ruolo ho potuto fare delle proposte, delle segnalazioni. Ne voglio citare qualcuna stasera. Sono stato il promotore del Forum dei Giovani, coinvolgendo oltre 200 giovani brolesi. Ho anche segnalato il disfacimento del manto stradale di Contra della Fosso Gelso. Ricordo che in quei giorni i cittadini mi chiamavano: "Cono, ho sfasciato la macchina, ho sfasciato il motorino." Dopo la mia apposita segnalazione è stato sistemato quel manto stradale. Ho fatto anche una lettera aperta al sindaco, alle istituzioni provinciali, affinché facessero un importante lavoro di scerbamento sulla strada provinciale che collega Brolo con le nostre contrade, Sedica, Lacco, Iannello. E su questo devo dire che c'è stata anche la massima sensibilità del consigliere Basilio Morabito, che ha presentato uno, forse anche più, interrogazione al protocollo dell'ente. Poc'anzi diceva bene il mio amico, il candidato Nino Bonina: io sono contento che lui si occuperà di sport, perché è vero che sono in uno stato penoso tutta l'impiantistica sportiva brolese e molte volte ho fatto questa segnalazione per sollecitarne la manutenzione. Noi in queste sere, con il professore Raccoldo, con tutta la squadra, abbiamo redatto, quindi abbiamo scritto il vostro programma. Il nostro, perché è il vostro vero programma, un programma dinamico, pieno di iniziative, che comprende tutti gli ambiti: il sociale, culturale, i giovani, gli anziani. Ma ci sarà modo, naturalmente, di parlarne in questa campagna elettorale, di quello che ho fatto e di quello che tutti noi vogliamo continuare a fare per voi. Inoltre credo che io, con i consiglieri di minoranza, con Ava, perdevo poco fa presente in sala, con Manu, il Basilio, l'amico Pippo Ricciardo, ho svolto un ruolo veramente importante di controllo sull'azione amministrativa di questa maggioranza. Ecco, chi mi conosce lo sa bene, mi sono sempre impegnato, mi sono sempre speso per il mio paese e vorrei continuare a farlo, mettendomi al servizio del bene comune e al servizio di tutti voi cittadini. E questo lo voglio fare insieme al professore Raccoldo e alla splendida squadra che lo sostiene. Concludo, perché l'ho detto in premessa, sarò breve. Il 28 aprile, cittadini, elettori tutti, amici, quando sarete dentro la cabina elettorale, scegliete chi ha competenza, scegliete la svolta, scegliete di essere voi i veri protagonisti. Votate per il sindaco Pippo Raccoldo e la lista numero 2, Bruno Riparte con Pippo Raccoldo sindaco. Grazie. Bravo, bravo. E ora Lucia Dina Decimo, la signora in giallo, una new entry travolgente che ha contagiato il gruppo con la sua allegra personalità. Mette al centro di tutto il rapporto umano e il suo entusiasmo e la sua capacità organizzativa sono un contributo decisivo per la squadra. Vorrebbe Brolo in vasa di limoni, tanto
che gli alberi secchi sulla statale si sono ribellati chiedendo aiuto. Naturalmente sono emozionata perché è la prima volta che sono candidata al consiglio comunale. Sono felicissima, ringrazio tutti i partecipanti, che siete numerosi. Ci vorrebbe a Brolo un'elezione ogni mese per vedere tutta questa gente. Mi auguro in futuro che ci sarà sempre la partecipazione. Sulla battuta del professore vorrei rassicurare gli alberi, non li vogliamo tagliare tutti, però vorremmo avviare un percorso in questi 5 anni di abbellimento del nostro paese. Dare un'identità al nostro paese è importante, farlo diventare il paese degli agrumi è un bel biglietto da visita. In questi anni ho avuto la possibilità di viaggiare. Noi non dobbiamo inventarci niente, dobbiamo soltanto prendere il meglio di quello che abbiamo visto nei paesi che sanno fare più di noi e portarlo nel nostro paese. Naturalmente da soli non si riesce a fare molto. Mi piace una frase che dice sempre mio marito, che è questa: se c'è una macchina e a bordo ci sono 5 persone e la macchina si ferma, se scende e spinge uno solo, la macchina non riparte. Se invece scendono e spingono in tanti, la macchina ripartirà. Questo è quello che noi, questo è quello che noi vogliamo per Brolo. Io da parte mia ci metterò il mio impegno, le mie idee, la mia fantasia, e sarò sempre presente e ci sarò sempre, ma soprattutto ci metterò il cuore. Grazie. Piero Faustino, ecco, Piero è un giovane molto serio, perché io così lo vedo. Si affaccia per la prima volta ad un'esperienza politica amministrativa. Fisioterapista apprezzato, con molta esperienza nel campo della riabilitazione. Ama lo sport, ha praticato arti marziali e calcio e rappresenterà anche lui le istanze dei giovani. Bravo Piero. Grazie professore, grazie squadra, grazie a tutti per essere qui con me Rosy questa sera. Io vorrei cominciare citando una frase di un film che dice: nessun posto è bello come casa mia. E su questo credo, che non abbiamo dubbi, né io né voi. Sono un giovane brolese, sono un giovane che è rimasto qui sul territorio nonostante le difficoltà, sono un giovane che è stanco di vedere i suoi coetanei, ma anche meno giovani, andar via da un posto come questo che dovrebbe essere chiamato casa. Io, la squadra, il candidato sindaco, siamo coscienti del fatto che Brolo merita sicuramente di più. Brolo riparte, abbiamo scelto questo nome per la lista, ma per ripartire abbiamo bisogno di pianificare, progettare ed essere pronti a gestire ogni tipo di situazione, con una politica fatta fra la gente e soprattutto con la gente. Dobbiamo dare dignità alle persone più deboli. Dal canto mio, essendo un professionista sanitario, cercherò di potenziare e snellire la burocrazia per i servizi domiciliari integrati. Quindi oggi io voglio soltanto dirvi che l'ho detto, l'ho sempre detto, io sono fiero di essere di Brolo ed insieme a voi spero di esserlo ancora di più. Quindi il 28 di aprile votiamo tutti insieme Pippo l'accordo sindaco con la lista Brolo Riparte. Grazie. Tira più avanti. Eterna ragazza, disponibile sempre con tutti, il suo afflato umano la porta ad essere a contatto con la gente per risolvere le problematiche quotidiane.
si occupa del sociale, soprattutto delle fasce più deboli. Sgombriamo subito il campo, però, dalle illazioni che provengono da qualche parte politica. Tina oggi non è più dipendente di un patronato come 5 anni fa, è dipendente di un CAF e non è incompatibile con nessuna carica pubblica. Grazie prof per le sue belle parole intanto. Grazie a tutti per essere qui stasera in questa serata speciale per Brolo, veramente speciale, siamo in tantissimi. Ritengo che mi conoscete tutti, come diceva il prof, e anche io credo di conoscervi veramente singolarmente, ad ognuno di voi. Ho ritenuto di scendere in campo ancora una volta accanto al prof perché mi fido di lui e perché lui ha grandi capacità. Lui saprà fare, come ha dimostrato in passato, grandi cose per questo paese. Ritengo che Brolo debba dover riprendere quel progetto iniziato, tutto quel lavoro fatto dal professore Laccodo negli anni precedenti. Facendo questo, sicuramente Brolo può ambire a livelli di eccellenza in tutti i settori come lo era in passato. Ho deciso di scendere in campo per occuparmi di quello che faccio tutti i giorni, di quello che ho sempre fatto e di quello che amo fare, il sociale. Al centro del mio impegno per Brolo, sicuramente con dei progetti ad hoc, ci saranno le famiglie, i portatori di handicap, le persone più deboli, gli anziani e sicuramente... scusate, mi sono innanzitutto. Credetemi, mi sto parlando col cuore. Il sociale è quello che veramente io amo e che tutti i giorni, da sempre, mi sono spesa per questo paese. Sarò accanto a loro sempre ed ogni momento, come ho fatto in passato, oggi e lo farò anche in futuro. Comunque sono certa che col mio impegno, quello di questa meravigliosa squadra guidata dal prof Laccodo, sono certa che con l'amore pure che abbiamo per questo paese riusciremo a fare risorgere il sole su questo paese. Viva Brolo e viva tutti i bravi. Grazie a te. Mimmo Magistro. È un avvocato affermato, apprezzato anche per le sue doti di grande comunicatore, ma è soprattutto un amico che ha maturato diverse esperienze anche in campo amministrativo. Candidato sindaco nelle elezioni di 5 anni fa, in un contesto politico sicuramente diverso, quando si attuava una sorta di caccia alle streghe nelle note vicende giudiziarie. Mimmo, ancora oggi, certo di doversi impegnare per la sua Brolo, mi ha spronato a partecipare in questa nuova sfida elettorale. Vai Mimmo! Grazie, grazie professore. Inutile dire che anch'io sono emozionato, qualcuno si stupirà. Faccio una professione per cui vivo dicendo parole, inventando discorsi, chiacchierando insomma, parlando. Eppure quando mi trovo davanti a voi, così come mi è capitato 5 anni fa, l'emozione, diciamo, come dice Celentano, non ha voce, quindi si strozza nella gola. Mi perdonerete. Quindi buonasera a tutti. Abbiamo detto che siete tantissimi, siete veramente tantissimi. Mi vedo, mi sento vicini, ma vicini col cuore. Siamo un po' costretti, sì, d'accordo, per il discorso che diceva Pippo, perché il Palatenda è occupato dalle 2 di oggi pomeriggio, dalle 14 alle 24, non so cosa ci faranno, ma è occupato. Quindi ringrazio il mio amico Pippo, soprattutto per aver accettato, non solo per le belle parole, ma per aver accettato
diciamo, di candidarsi, di essere a capo di questa squadra. Io nei miei appunti dicevo un centravanti di sfondamento. Poi qualcuno mi ha detto no, ma lui è allenatore, allora facciamo una cosa, Nuccio, facciamolo allenatore e giocatore. E quindi dove è Nuccio? Nuccio, allenatore e giocatore, quindi ci giocheremo di lui in campo e fuori dal campo. Io, Reto Pippo, sono stato il candidato sindaco 5 anni fa, lui mi è stato accanto, mi ha fatto così da chioccia, mi ha insegnato tantissime cose. Quella sfida purtroppo non riuscimmo a vincerla, nonostante la mia, così, il mio entusiasmo e la sua esperienza. Ma non la vincemmo perché è stata strumentalizzata, c'è stato qualcuno che strumentalmente, in maniera becero, agì contro di noi e, per la ben nota vicenda dei mutui fantasma. Lo ricorderete, ma la gente era confusa e quindi qualcuno riuscì ad andare al comune, pur non avendo tantissimi suffragi. Ma oggi tutto è diverso, tutto è chiarissimo. Se c'è qualcuno che può alzare il vessillo della legalità, quelli siamo noi e nessun altro. Noi. Nel 2014 Picciardello ha vinto con il 25% dei consensi su quanto andarono a votare, praticamente circa 4.000, allora hanno avuto circa 1.000 voti, 1.100 voti, quindi un voto ogni 4. Noi vogliamo gli altri 3, ci bastano gli altri 3 per vincere. Con quella piccola percentuale, 1 su 4 sono stati al comune 5 anni, e 5 anni dal punto di vista amministrativo sono tanti, sono tantissimi. Se poi quell'amministrazione diventa padronale, lasciatemi passare il termine, alza un muro tra la casa comunale e i cittadini, crea divisioni sociali. Non dà servizi o non li dà in maniera adempiuta. Ti tartassa con bollette che si moltiplicano come il miracolo dei pesci e del pane, allora devi reagire, devi fare qualche cosa. Non possiamo permetterci di riaverli per altri 5 anni, sarebbe la fine. Evitiamolo, evitatelo con vostro voto. I meno giovani tra noi ricordano, diceva Pippo, cos'è stato Prolo negli anni dal 1997 al 2007, 10 anni. Sindaco era l'accordo, non è un caso ciò che si è fatto. E Prolo era il primo paese dell'Interland, era l'invidia dei paesi vicini, delle amministrazioni vicine. Allora, oggi abbiamo nuovamente questa occasione, grazie a Pippo. Non lasciamocela scappare, prendiamola a volo, riprendetevi voi il paese assieme a noi. Votiamo l'accordo, votiamo questa squadra e ripartiamo insieme. Grazie. Grazie Mimmo. Claudia Monastra. Per me è stata una sorpresa. Sapete perché? Perché io la vedevo in giro sempre con un aspetto serio. Invece mi sono accorto che possiede delle doti umane coinvolgenti e riesce con le sue battute pungenti e simpatiche a creare armonia e ad amalgamare il gruppo. Affermata psicologa e psicoterapeuta, ha particolarmente a cuore i problemi dei diversamente abili e crede nella forza di fare rete e unire gli sforzi. Vai Carlo! Buonasera a tutti, innanzitutto grazie a tutti quanti di essere qui, di spendere un po' del vostro tempo per ascoltarci. Io ho deciso di candidarmi perché credo fondamentalmente nella potenzialità di Prolo. Per formazione mia ho sempre creduto all'importanza della coesione sociale e del lavoro di squadra, del lavoro di rete soprattutto. Questo concetto, se traslato in quello che è la nostra comunità, deve essere inteso come rete sociale per il benessere comune. Rete sociale intesa come una coesione di varie figure, che possono essere le figure istituzionali, i religiosi, i laici, le figure sanitarie, le persone comuni,
tutte le persone che insieme, lavorando per il bene del nostro paese, possono creare quella rete in modo tale da dare supporto a tutte le fasce, ma soprattutto alle fasce un po' più svantaggiate. Un concetto che mi piacerebbe tantissimo che entrasse a far parte di ogni singola famiglia della nostra comunità è il concetto di equità. Equità intesa come possibilità per tutti quanti, dai bambini agli anziani, agli adulti, ai normodotati, ai diversamente abili. Concetto di equità inteso come possibilità di accedere a strumenti, a mezzi per sviluppare il più possibile le proprie potenzialità e per aspirare alla realizzazione degli obiettivi che ognuno di noi si prefigge nella propria vita. A me piacerebbe tantissimo vedere Brolo come una comunità di persone che abbiano la libertà di scelta e la libertà soprattutto di pensare e di comunicare. Libertà di pensiero e di comunicazione che devono essere condivisi e devono trovare un interlocutore pronto ad accogliere questo pensiero, cosa che, permettetemi di dire, non so fino a che punto è stato fatto fino a questi 5 anni. E mi piacerebbe una politica dei fatti su Brolo, non più di parole. Io, come molti di voi sapete, sono mamma, e insomma si è visto anche circa 5 minuti fa, e c'è tra i tanti sogni, desideri che ho per questo paese, un piccolo desiderio che sembra quasi una banalità ma non lo è quello di avere degli spazi verdi, degli spazi attrezzati per i bambini in tutto il territorio comunale, dal comune un po' più dalla frazione un pochino più lontana dal centro, che può essere Sellica, a qui alla Marina, perché tutti i bambini sono uguali e tutti i bambini hanno il diritto e la necessità di giocare. L'aspetto ludico è fondamentale tanto quanto le competenze che sono date dalle istituzioni scolastiche, dalle figure di riferimento, ed è fondamentale per un buon sviluppo. Se noi vogliamo una generazione sana, è importante che vi sia l'aspetto ludico, è importante che vi sia lo sport, così come diceva prima Nina, così come diceva prima Piero. E un aspetto fondamentale che voglio sottolineare è che il programma che è stato stilato e che tutti potete assolutamente leggere è stato un programma condiviso da tutti quanti, è stato un programma che non è stato stilato soltanto da una persona, è stato stilato da tutta la squadra, dalle idee di tutta la squadra e soprattutto da quelli che sono stati i pensieri, le condivisioni che abbiamo avuto dalla gente comune, dalle persone con le quali che abbiamo incontrato durante le riunioni, dalle persone che abbiamo incontrato per strada, bevendo un caffè. Quindi è un programma che porta veramente colori di ogni singola persona di questa comunità. Per questo vi chiedo il 28 aprile di pensarci già da adesso, non aspettate il 28. Siate veramente convinti col cuore di dare fiducia a noi, perché possiamo veramente dare una svolta a questo paese. Grazie. Basilio Murabito. Consigliere comunale di minoranza uscente, il buon Basilio, ragazzo solo apparentemente timido, ha a cuore le sorti del territorio e principalmente delle zone periferiche del nostro paese. Ha evidenziato con diverse interrogazioni alcune situazioni di degrado. Possiamo dire che in un paese che negli ultimi anni ha dimostrato di fare acqua, ha cercato di tamponare le falle. Vai, vai. Come ha già detto il professore, io sono un consigliere uscente. Oggi sono qui al suo fianco col proposito di continuare quella strada che ho intrapreso 5 anni fa e lo ringrazio per avermi dato questa opportunità. E sono ancora qui per spendermi in prima persona per il bene del nostro paese. Il mio impegno politico guarderà principalmente a 2 temi che io ritengo fondamentali. Il primo è quello di riportare al centro del dibattito politico le esigenze delle periferie del paese. Conosco bene i problemi, le difficoltà
e soprattutto i disservizi che giornalmente affrontano i residenti di queste zone, in quanto io per primo lo sono. La scarsa totale mancanza di illuminazione, le strade dissestate, la mancanza d'acqua dei mesi estivi, e potrei continuare. Il secondo tema che mi sta particolarmente a cuore è quello relativo all'ambiente. In questi anni, più volte, con gli strumenti che ho avuto a disposizione, ho proposto interrogazioni e fatto segnalazioni, e qualche vittoria l'abbiamo anche ottenuta con i ragazzi della minoranza. Come ad esempio la bonifica di quell'area in Contrada Mersa, che era diventata praticamente una discarica a cielo aperto, area che oggi, a seguito delle nostre segnalazioni, oltre a essere stata bonificata, è stata recintata, dotata di videocamere di videosorveglianza per evitare il ripetersi dell'abbandono di rifiuti. Ma non solo questo, noi ci proponiamo anche di risolvere quello che è l'annoso problema degli scarichi fognari in mare. La pulizia programmata delle spiagge, il decoro urbano e molti altri argomenti su cui avremo modo di tornare ampiamente negli incontri che seguiranno. In conclusione, tutti conosciamo il professore Lacoda, la sua storia di uomo, di cittadino e di sindaco di questo paese, e non guardando al passato o per fare apologie, ma come monito e presentimento di un futuro migliore e radioso per questo paese, il nostro paese, io vi invito il giorno 28 aprile a votare Pippo Lacoda sindaco. Perché lui è persona capace, e soprattutto perché lui, il sindaco, lo sa fare. Grazie e viva Prodi. Linda Piscianelli, giovane medico del lavoro già affermato, in questo momento rappresenta la vita che nasce, guardate. E per noi è come un simbolo, perché davvero vogliamo una nuova Brolo. Dal carattere affabile, ve lo posso assicurare, ha subito legato col resto del gruppo, mostrando una grande dote comunicativa e relazionale. Non trascurando i doveri di madre, sente di impegnarsi per dare ai suoi figli e a tutti i figli dei Borresi un futuro migliore. Vai. Buonasera a tutti, vi ringrazio per la vostra presenza. Scusate l'emozione, ma siamo in due. Ciò che mi ha spinto... Ciò che mi ha spinto ad essere qui oggi è la voglia di essere da esempio, facendovi capire che se si crede veramente e profondamente in qualcosa, ci si deve battere, anche mettendoci la faccia. Sono convinta che Brolo possa avere delle prospettive diverse e dare un futuro migliore a tutti noi e a tutti i nostri figli. Mi trovo qui perché credo in questo gruppo e nei suoi buoni propositi. Ritengo oggi che più che mai, per le condizioni sociali, politiche, economiche in cui verte Brolo, abbiamo bisogno di persone diverse, abbiamo bisogno di persone valide, piene di entusiasmo, motivate, con tanta voglia di dare e di fare. Abbiamo lavorato tanto tutti per la stesura di questo programma, sotto la supervisione del nostro candidato a sindaco, ed ognuno di noi porterà a termine quello che si è prefissato. Mi occupo da sempre di prevenzione, solo che fino ad oggi l'ho fatto da un punto di vista lavorativo, per i lavoratori, e quindi perseguendo quello che è il bene e la salute del lavoratore. Oggi invece lo voglio fare per tutta la comunità, cercando di mettere a vostra disposizione quelle che sono le mie conoscenze, le mie competenze, per rendere Brolo migliore. E sono certa che per migliorare il nostro paese abbiamo bisogno di poche cose: uscire dall'individualismo
e cercare quello che è un senso civico di appartenenza, di condivisione e di partecipazione al bene comune. Vi chiedo infine la cosa più importante, il 28. Io ci sono, voi ci sarete? Nuccio Ricciardello. Beh, molti si chiedono perché Nuccio Ricciardello in questa squadra. Cercherò con poche parole di togliervi la curiosità, ecco. Rappresenta comunque il segnale concreto di un'apertura ed una riappiacificazione sociale che non vuole essere di facciata. Dopo 20 anni ho apprezzato tantissimo il gesto di Nuccio, che ha evidenziato la necessità di mettere da parte le nostre passate divergenze nel nome del bene comune. Dopo 20 anni ritrovo un Nuccio più maturo, battagliero, con l'unico desiderio di dare un contributo per la rinascita di Brolo. Oggi è un uomo di squadra che non ha avanzato pretese, ma si è messo a disposizione del gruppo e della causa comune. D'altronde, voi lo sapete, la nostra è una lista civica, aperta e che, come vedete, accoglie tanti esponenti della società civile, politica e professionale di Brolo. Ah, dimenticavo, dopo 20 anni l'ho ritrovato anche con 20 kg in più. Io devo essere sincero che dopo questa presentazione del professore Laccodo mi sento più tranquillo, anche perché voi dovete sapere che in queste sere, quando noi ci siamo trovati alla sede, lui stilava la lista, io ero sempre l'ultimo e cominciai a pensare, un canciotto a 20 anni non è cambiato. Poco fa ho visto la sedia dietro, il manifesto si continua, non ha cacciato. Ma devo essere sincero invece che queste parole mi hanno veramente riempito di orgoglio. E lo ringrazio di vero cuore, è un ringraziamento sincero. E lasciatemi anche ringraziare il gruppo politico e il gruppo umano che mi è stato vicino in questi 2 anni, Melo Virecci, Nino Caruso, Rosario, Giuseppe, perché mi hanno condotto e mi hanno appoggiato in tutte le mie decisioni. Ringrazio la mia famiglia, i miei genitori, mio fratello e la mia moglie e i miei figli. Grazie. Io mi auguro, cari amici, che questa sia una competizione elettorale basata sui fatti concreti, non sia una competizione elettorale basata sull'odio, sul rancore, sull'astio, ma che il confronto sia su un programma elettorale. Noi in questi anni abbiamo dibattuto sulla stabilizzazione dei precari. Ebbene, dire che loro da 3 anni potevano farla e non l'hanno fatta è un fatto concreto, non è un attacco personale, è un programma elettorale. Che si siano dimenticati dei lavoratori ASU, che non abbiano valorizzato i dipendenti comunali, anzi che li abbiano vessati, questi sono fatti concreti, non è un attacco personale. Dire che il cinema comunale, che era una priorità per questa amministrazione comunale, che non è stato riaperto, è un fatto concreto, non è un attacco personale. Gli attacchi personali, gli odi e i rancori noi li abbiamo visti in questi 5 anni. Gli attacchi gratuiti fatti alle istituzioni, e mi riferisco alla scuola, mi riferisco alla Chiesa. Ebbene, la politica deve supportare queste istituzioni, non li deve assolutamente mettere il cappello. E questo, cari amici, è quello che è successo a Brolo. A Brolo c'è stata una frammentazione politica, una frammentazione delle famiglie. E come diceva il professore Laccodo, questa è stata la dimostrazione di una reale pace sociale. Noi non siamo contro qualcuno,
ma noi siamo per stare insieme alla gente, per valorizzare la gente, per valorizzare le associazioni commerciali, le associazioni culturali, le associazioni sportive. E questo è quello che deve fare la politica in un paese. Deve essere di supporto alla comunità, deve valorizzare la comunità. Ecco perché io mi auguro che se noi il 28, io sono certo di questo, ci darete la fiducia, ci darete l'onore di rappresentarvi, ebbene il 29, cari amici, e questa è una promessa che tutta questa magnifica squadra fa a voi, non ci sarà solo questa squadra, ma ognuno di voi sarà artefice reale della rinascita di questo meraviglioso paese. Grazie. Maria Vittoria, se mi date la voce, senza la voce non posso. Maria Vittoria Cipriano. Proviene dal mondo scolastico e della cultura. Laureata in lettere classiche, insegna al liceo e nel corso della sua attività professionale ha maturato esperienze importanti anche all'estero. Oggi è anche presidente del consiglio dell'Istituto Comprensivo di Brolo. Nella nostra squadra vuole essere il tramite tra l'amministrazione comunale e le istituzioni scolastiche. Sono due mondi che negli ultimi anni, come diceva Lucio, non si sono praticamente parlati, ed è invece fondamentale instaurare una sinergia tra queste realtà per la crescita sociale e culturale di Brolo. Con la sua designazione ad assessore, da persona qualificata, intendiamo lanciare un segnale chiaro: la collaborazione è elemento fondamentale per rilanciare questo paese. E la cultura, soprattutto, è un settore su cui investiamo molto come amministrazione attiva. L'arguzia e l'elasticità mentale di Maria Vittoria saranno fondamentali per un approccio immediato con le nuove generazioni e per le iniziative culturali di grande spessore a 360 gradi, dal teatro ai convegni, alla formazione, alla collaborazione con le associazioni attive sul territorio. Grazie al professore per le parole utilizzate nei miei confronti, soprattutto mi è piaciuto il termine arguta, perché l'arguzia mi ricorda molto, io con la mia deformazione professionale, Ulisse, perché Ulisse è partito dalla Petrosa Itaca, che era fiorente, dice Omero, è tornata e l'ha trovata distrutta, quindi diciamo è perfettamente pertinente. Grazie. Allora, io sono Maria Vittoria Cipriano, sicuramente molti mi conoscete, quindi non ho bisogno di una presentazione minuziosa, però permettetemi, visto che siete tanti, se qualcuno avesse qualche dubbio sulla mia identità, sono la figlia di Carmelo Cipriano, che vedo qui in prima fila, e della professoressa Melina Messina, perché hanno fatto campagna elettorale più loro che me, quindi li ringrazio. Sono una docente, io insegno lettere, sono laureata in lettere classiche, come avete sentito, sono anche un dottore di ricerca con un titolo che ho conseguito presso la facoltà di lettere dell'Università di Messina, ed è un titolo che io con molta umiltà cito sempre quando mi presento, perché per me è stato molto formativo, in quanto mi ha permesso intanto di avere a che fare con il mondo accademico con cui io, diciamo, continuo a collaborare, anche perché ho lavorato per alcuni anni all'università, e soprattutto mi ha permesso di viaggiare moltissimo. Sono stata molto all'estero, 3 anni in Spagna, poi avendo lavorato anche con l'Istituto di Papirologia a Firenze ho avuto modo di stare in Egitto, quindi diciamo è un'esperienza per me formativa che mi ha permesso intanto di vedere, di conoscere anche modelli territoriali diversi da come siamo abituati a vedere noi, e ho acquisito delle umilissime competenze e degli strumenti che posso anche utilizzare eventualmente per migliorare il nostro territorio.
È chiaro che un titolo di laurea o un dottorato di ricerca non sono altro che, diciamo, una delle competenze o comunque certificano un profilo professionale, perché voi avete competenze migliori, è chiaro che lo acquisite come docente sul campo. Io sono docente da quasi 15 anni, insegno nei licei, chi mi conosce lo sa bene, in tutte le parti della Sicilia con enorme spirito di sacrificio. Ho avuto solo l'anno scorso la possibilità di lavorare al liceo di Capo d'Orlando e quindi ho lavorato in casa e sono stata felicissima di questo. Ora, io posso dare soltanto un brevissimo profilo in questa sede della mia identità o comunque del mio aspetto professionale. Quello che mi preme fondamentalmente questa sera è farvi capire perché mi trovo qui, perché mi sono candidata con Pippo Laccodo. Io mi sono candidata per un motivo semplicissimo, perché insieme agli altri voglio dare il mio contributo per un miglioramento fattivo e concreto del paese di Brolo, perché che se ne dica, al di là degli slogan che circolano soprattutto in questo periodo di campagna preelettorale, Brolo dalla sua crisi, che non è soltanto una crisi dal punto di vista economico, ma è una crisi soprattutto culturale, una crisi sociale, anche una crisi legata all'ambiente, non è ancora uscito, e quindi allora noi dobbiamo assolutamente intervenire per migliorare. Io che contributo posso dare? Io posso dare il contributo di una docente, un contributo semplicissimo di una docente che conosce sicuramente la realtà del suo territorio, perché vedete, il docente fa un lavoro, io dico un lavoraccio, se ci sono dei docenti qui lo sanno, perché lo facciamo con spirito di sacrificio, poi per chi come me che insegna tra l'altro fuori ancora di più. Però un docente svolge un lavoro che ha una prerogativa che nessun altro lavoro ha, riesce a vedere prima degli altri il domani, e il domani dei nostri ragazzi, ma anche il domani di noi adulti, continuando così, non è assolutamente dei migliori. Quindi io cosa voglio fare? Voglio cercare di dare il mio contributo semplicissimo di docente che non può restare, essendo anche un'educatrice, ferma, e voglio partecipare attivamente all'attività amministrativa qualora voi riponiate in me la vostra fiducia. Come? Come ha detto il professore, cercando di creare un'unione fra quello che è il mondo scolastico, il mondo della cultura in genere e l'amministrazione. Perché in realtà non sono due mondi completamente separati, ma devono essere due mondi complementari, perché se i pulmini non partono perché manca la benzina, o se la mensa non funziona, o se le associazioni culturali non riescono a trovare uno spazio adeguato per fare i convegni, la colpa non è della scuola, la colpa non è della cultura in genere, la colpa è dell'amministrazione, perché ci vuole... Ci vuole una totale sinergia fra il mondo della cultura, il mondo della scuola e l'amministrazione, perché lo sviluppo di un paese, lo sviluppo di uno Stato, lo sviluppo chiaramente culturale, lo sviluppo sociale, passa dalla politica. La politica deve dare risposte, perché altrimenti ci impoveriamo, e noi sappiamo quante magari linee programmatiche già dello Stato hanno inficiato lo sviluppo culturale. Io ho conosciuto tantissimi ragazzi l'anno scorso a Capo d'Orlando, ma ne conosco tanti anche che frequentano il liceo di Patti, anche se non ho insegnato, e sono ragazzi veramente validi. Noi dobbiamo cercare di dare smalto di nuovo a quello che è l'aspetto culturale, farli emergere questi ragazzi, tirarli fuori, perché altrimenti non si va incontro che nella massificazione totale, come alcune, diciamo, amministrazioni forse vogliono, e questo è pericolosissimo. Quindi cerchiamo di tirarli fuori, perché ci sono ragazzi veramente validi che devono far sentire la loro voce. Io posso dare soltanto il contributo per le mie competenze, e vi posso garantire il contributo migliore, con enorme spirito di volontà, con enorme spirito di sacrificio, con forte senso di responsabilità, perché lo faccio tutti i giorni servendo l'istituzione e l'istituzione scolastica. Quello però che chiedo questa sera è che il contributo non sia solo mio, perché io sono su questo palchetto, però io mi sento lì. E quindi io voglio che il mio contributo sia unito a quello vostro. Anche voi dovete contribuire a noi, perché l'amministrazione
elezioni da sola senza di voi non ha alcun senso. Io lo so che voi razionalmente credete che il professore Pippo Raccolto possa essere un ottimo amministratore perché ne ha l'esperienza, ce lo ha dimostrato e quindi ha anche un buon curriculum politico. Però oltre all'aspetto razionale, che sicuramente voi avete perché siete presenti, io vorrei che questa sera vorrei una cosa in più, un battito in più per noi, per il nostro programma, perché se questo scatta, Brolo questa sera è già ripartito. Grazie dottor Vittorio. Dulcis in fondo, Carmelo Zino, assessore designato esterno alla lista, avvocato affermato e persona di grande serietà ed equilibrio. Ho avuto modo negli ultimi anni di apprezzare le sue doti umane, ma anche la sua capacità di analizzare problematiche in modo lucido e sereno. Ritengo la sua presenza utile per il corretto funzionamento della macchina amministrativa. Con la sua competenza professionale saprà fornire un contributo importante per affrontare e risolvere problematiche delicate che affliggono il nostro comune. Pur essendo esterno alla lista, Zino rappresenta una risorsa interna alla comunità di Brolo. Non abbiamo bisogno di cercare tecnici fuori paese. Brolo possiede energie importanti che attendono solo di essere valorizzate. Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere presenti a questo incontro. Siete veramente tanti, la vostra partecipazione ci dà coraggio, sappiamo che questa è una battaglia difficile. E ci infonde senz'altro fiducia. Devo ringraziare il professore Laccogo per le parole che ha voluto spendere nei miei confronti. Sono un attestato di stima che spero di poter ricambiare non solo verso di lui ma verso il paese con il mio impegno. Voglio ringraziare anche sinceramente i componenti di questa lista, i componenti della lista Brolo Riparte. In un momento così complesso sarebbe stato senz'altro più facile starsene con le mani in mano. Hanno deciso invece di mettersi in gioco, hanno deciso di dare pratica attuazione a quel saggio proverbio orientale secondo il quale piuttosto che imprecare contro il buio è bene alzarsi e accendere una candela. Vi ringrazio davvero. Il mio personale, diciamo la mia personale adesione a questa lista e alla candidatura del professore Laccogo nasce da un percorso politico iniziato 5 anni addietro con il gruppo politico per Brolo. Un gruppo politico che è ancora qui insieme a noi, un gruppo coeso, per buona parte è insieme a me su questo palco, ma per altra parte è in mezzo a voi, in mezzo al pubblico, in mezzo ai cittadini di Brolo e ogni giorno ci sostiene con i suoi consigli, con incoraggiamenti e con tanta passione, non meno della nostra. C'è Franca, Ada, Pippo, vi credo un applauso per loro che sono con noi anche se non fanno parte di questa lista. E ovviamente tutti gli altri che non ho nominato, ma sono tutti insieme a noi e ci sostengono quotidianamente. Siamo ben consapevoli delle difficoltà a cui andiamo incontro. Il gruppo, questo gruppo per Brolo in questi anni ha svolto un'importante funzione di stimolo e di controllo verso l'amministrazione uscente. E sappiamo quindi bene quali sono le difficoltà che dobbiamo affrontare.
Con l'amministrazione uscente purtroppo non è stato possibile avviare un dialogo, però lo abbiamo avviato e lo rivendichiamo con forza con i cittadini di Brolo. Lo abbiamo avviato con i movimenti politici, con i quali abbiamo combattuto anche battaglie importanti. Ne voglio ricordare una che è essenziale, direi, quella che riguarda l'alberghiero che rischiava di esserci scippato da qualche paese a noi vicino. E questo modo di operare, fondato sul confronto, sul dialogo, è un modus operandi che non vogliamo rivendicare solo per il passato, ma che vogliamo rivendicare anche per il futuro. E dal confronto, dagli incontri in questi giorni noi siamo partiti. Innanzitutto nel completare questa lista, perché è una lista che si è arricchita di altre sensibilità, che si è arricchita da un punto di vista del contributo politico e che veramente vuole superare tante divisioni e tante contrapposizioni che hanno caratterizzato questi 5 anni. Ma siamo partiti, dicevo, dal confronto reale, dal confronto con i cittadini, dal confronto con i commercianti, dal confronto con le associazioni sportive, dagli incontri con i gruppi di volontariato e con le associazioni che operano nel sociale. Da questi incontri abbiamo tratto molti spunti programmatici che oggi sono inseriti nel nostro programma e che crediamo di poter portare realmente a termine. Con il programma, quello che forse qualcuno di voi ha già potuto vedere sul sito del nostro comune, che in parte è innovativo, perché non è il classico programma che prevede tutta una serie di argomenti che andranno realizzati nel quinquennio. Noi vogliamo essere concreti, noi sappiamo la situazione, conosciamo la situazione grave nella quale oggi il Brolo si muove, e per questo abbiamo ritenuto di dover dividere questo programma in una serie di interventi che prevediamo di realizzare nel quinquennio, però un'altra serie importante di argomenti e di proposte che intendiamo realizzare entro il primo anno. Non mi soffermo su questi argomenti, ne farà accenno il candidato sindaco da qui a poco e ci sarà modo poi di tornare nei prossimi comizi. Io voglio portarvi solo un esempio concreto. Noi siamo qui sul lungomare, di fronte abbiamo la piazzetta che dovrebbe rappresentare il salotto buono di questo paese, eppure se ci affacciamo vediamo che sulla spiaggia giacciono da 3 anni 3 vasi che dovrebbero abbellire, decorare questa piazza. Ecco, mi limito a fare questo esempio. Dico, i 3 vasi che sono sulla spiaggia non c'entrano niente con le risorse economiche, non c'entrano nulla col dissesto, c'entrano invece sul modo che noi abbiamo di metterci al servizio di questa comunità, sul modo, mi permetto di dire, che abbiamo di amare questo paese. Noi, dicevo, vogliamo essere concreti e credo che questa concretezza, questa credibilità ce la dà soprattutto il nostro candidato sindaco, un candidato sindaco di esperienza, di provata competenza e voglio dire anche di tanto entusiasmo che abbiamo toccato con mano in questi giorni quando abbiamo dovuto completare la lista e stilare il programma. Siamo vicini al mare e voglio fare mie le parole di un ex presidente degli Stati Uniti, Roosevelt, il quale diceva che per raggiungere il porto bisogna navigare. Navigare, non gettare l'ancora. Navigare, non andare alla deriva. Questo è un paese che non si può permettere di gettare l'ancora.
perché non può permettersi di restare fermo nella paralisi amministrativa di oggi, ma non può permettersi neppure salti nel buio, perché non può permettersi di andare alla deriva. Noi, ritengo, siamo una politica diversa. Siamo una politica che sa dialogare, ma anche una politica che sa scegliere. Vogliamo essere una squadra per questo paese e un candidato sindaco che sanno dare ascolto ai cittadini di Brolo, ma che... Vogliamo essere una squadra, dicevo, che sa dare ascolto ai cittadini di Brolo, ma che sa anche dare al Paese le risposte che attende e il rilancio che merita. Questi sono i candidati al Consiglio Comunale e gli assessori designati. Sono giovani e professionisti di grande competenza e capacità, ma con loro, dietro e accanto a loro, c'è una squadra molto numerosa, così come diceva Carmelo Zidino, che lavora costantemente e ci contagia con il suo entusiasmo e la voglia di partecipazione. Vedete, noi vogliamo sottolineare con forza la necessità di restituire centralità al cittadino, che invece negli ultimi anni è stata tenuta ai margini delle decisioni che appartengono e devono appartenere non a una famiglia, non a una parte politica, ma a tutta la comunità di Brolo. Noi siamo con questo, non siamo con questo, con quello, noi siamo con Brolo. Allora, per rispetto alle persone che sono all'impiedi, cercherò di accelerare qualche punto del programma per non tediarvi. Naturalmente vi dico che subito dopo ci sarà un aperitivo per chi vorrà fermarsi un attimino anche a dialogare con noi, perché noi vogliamo sentire, come abbiamo sentito, le istanze del cittadino, perché per noi il cittadino è al primo punto. Mi dispiace non poterlo fare questa sera perché ci siamo dilungati molto, ma ci sarà occasione in cui noi daremo direttamente le parole al cittadino, così come l'abbiamo dato in questi giorni. Il nostro programma nasce dall'incontro con le categorie più rappresentative, diciamo, di Brolo: cittadini, commercianti. Abbiamo sentito le associazioni sportive, abbiamo sentito praticamente tutte le associazioni che ci sono a Brolo, le associazioni culturali, le associazioni di volontariato, le associazioni che in questi 5 anni hanno dato molto a Brolo. E da qui partiamo, quindi, le cose che si possono fare subito, senza molti soldi. Voi avete visto, abbiamo presentato il programma. Il nostro programma parte dalle cose che si possono fare nel primo anno, perché vogliamo dare un esempio di concretezza al Paese, vogliamo partire dalle cose che si possono fare subito. E allora, per partire dalle cose che si possono fare subito, diciamo che noi dobbiamo partire dai bilanci che non sono ancora approvati. Sembrerebbe, infatti, che il Ministero abbia dato un parere favorevole con prescrizione ai bilancio riequilibrato del 2014. Ebbene, questo bilancio riequilibrato deve andare naturalmente in Consiglio Comunale e deve essere approvato dal Consiglio Comunale, che deve prendere atto delle prescrizioni del Ministero. Comunque su questo torneremo più approfonditamente dopo. E poi vi sono naturalmente ancora tutti i bilanci a seguire, dal 2014 al 2019, così come ci sono praticamente tutti i bilanci consuntivi fino al 2018. Ora vedete, quando si dice che loro hanno risanato il comune,
noi vi dimostreremo che di risanamento non ne hanno fatto per niente. Siamo dopo 5 anni. Ora, non è per me la polemica, ma guardate, non è possibile che si pensi di fare oggi quello che non è stato fatto nei 5 anni precedenti. Diceva, ecco, Nunziatina, le elezioni dovrebbero esserci ogni mese. Ma sapete perché dovrebbero esserci ogni mese? Perché ultimamente voi l'avete visto, il Palatella, noi non è stato concesso, ma da 4 giorni hanno fatto con gli operai del comune una pulizia straordinaria che per 5 anni non era mai stata fatta. Non dobbiamo dircelo questa cosa. Non è una vera polemica, ma è la verità. Quando i professori e gli insegnanti della scuola ci dicono che non hanno potuto soffrire del Palatella perché non era pulito e ordinato, oggi invece c'è stato questo sforzo, noi non capiamo perché. Abbiamo un'altra concezione della vita amministrativa, abbiamo un'altra concezione. Sicuramente noi ci sentiamo liberi e vogliamo che tutti i cittadini siano liberi nel proprio pensiero, nel proprio agire, e non vengono subito richiamati all'ordine, così come sono stati richiamati alcuni esponenti delle associazioni che, sentite da noi, hanno lamentato alcune cose che non andavano e subito sono state richiamate dall'amministrazione uscente. Perdonatemi, questo non è il modo. Ora, l'altro punto che si può fare subito è il cinema comunale, l'apertura del cinema comunale. Beh, voi ricordate, io me lo ricordo, nel febbraio del 2017 il sindaco e il presidente del consiglio annunciavano con enfasi e con la fotografia dentro il cinema comunale che finalmente avevano messo a punto quello che era stato il loro primo punto del programma, l'apertura del cinema comunale. Bene, vedete, il cinema comunale è chiuso, non abbiamo avuto la possibilità nemmeno di adoperarlo in questa occasione perché non agibile, e questo è uno dei punti. Ma partiamo anche dal decoro urbano. Decoro urbano che vuol dire? Un paese si deve presentare, un paese che ambisce ad essere anche paese turistico, che vuole attrarre non solo i turisti, ma anche i cittadini che vengono dagli altri paesi, deve avere la possibilità, deve offrirsi così in maniera ordinata, in maniera pulita. Partiamo da queste cose. Un paese non può essere lasciato in quelle condizioni. Volete un esempio? Quella casa sulla Nazionale che è una vergogna. Ora, dico, ci vuole poco a poterla fare. Voi sapete che esistono le ordinanze in danno, se non lo fanno i proprietari, se hanno storie, non ha importanza, io la demolisco e lo faccio in danno ai proprietari, se non pagano il suolo diventa pubblico e abbiamo tolto questa cosa. Lungomare, cioè guardate, quando ho fatto ottenere quel finanziamento di 800.000 euro circa di quella parte, io speravo che poi questo lungomare diventasse anche un fiore all'occhiello per il paese, un biglietto di presentazione per chi, per questi alberghi che ci sono affacciati sul lungomare. Beh, invece voi avete visto, qualche sento l'ha fatto Zino, non mi dilungo proprio per cercare di accelerare. E poi noi pensiamo di dover dare e di dover creare una zona demaniale attrezzata per i diversamente abili. È un fatto di civiltà. Un paese si presenta con questo suo biglietto da visita dando un pensiero particolare ai diversamente abili. E poi, guardate, quello che abbiamo visto nell'estate scorsa con gli scarichi a mare è stato qualcosa di vergognoso. Eppure noi, io sono stato in silenzio per 5 anni, non ho mai parlato. Ma voi ditemi, se invece di fare le spese, alcune spese, lo dimostreremo
ma anche oggi in questi ultimi tempi hanno fatto impegni di spesa per altre opere, si poteva dare priorità a questa eliminazione degli scarichi a mare, perché un paese turistico non può permettersi di avere i topi sulla spiaggia, i topi sul lungomare e gli scarichi a mare. Da qui bisogna fare. Non voglio parlarvi oggi del problema dell'acqua potabile, è stato accennato, ma approfondiremo questo problema. Non hanno comprato il cloro per praticamente potabilizzare l'acqua. Io non capisco come si può dire che non ci sono le somme per il cloro, mentre ci sono le somme per tante altre cose che poi diremo. Beh, di alcune cose cerco di sorvolare veloce, ma intanto sicuramente abbiamo, così come è stato dato, detto, il problema delle contrade e delle zone periferiche abbandonate. In questo contesto, noi l'abbiamo già detto ai cittadini di Lacco e lo ripeteremo, quella scuola, ex scuola, quell'edificio adibito a scuola, già adibito a scuola, deve ritornare alla comunità di Lacco. È un mio pallino, perché lì io ho messo allora la faccia con i cittadini di Lacco. E poi mi è stato già detto, il rimborso del trasporto scolastico, scusatemi, se è previsto per tutti, per tutti. Se tutti i paesi limitrofi hanno o convenzione diretta o indirettamente pagato il trasporto scolastico per gli alunni dell'istituto superiore, non capisco perché Brolo si trincera dentro. Non abbiamo mai soldi, eppure soldi che sono stati spesi abbondantemente per cose, magari per ripicche, poi lo vedremo. Sugli impianti sportivi ha parlato già Nino Bonina. Guardate, non è possibile che un campo sportivo non abbia l'agibilità, che una palestra comunale non abbia l'agibilità, che il campetto russo sia in quelle condizioni. E poi associazioni e volontariati sociali e culturali. Noi abbiamo fatto, il nostro programma è primo, ve l'ho detto, magari cercheranno di copiarci, ma noi sicuramente l'abbiamo fatto perché abbiamo ascoltato le associazioni, i cittadini, eccetera. In quegli incontri abbiamo detto che noi praticamente faremo delle commissioni permanenti, sia per quanto riguarda i rappresentanti dei commercianti, sia per quanto riguarda i rappresentanti delle società sportive, sia per quanto riguarda i rappresentanti delle diverse associazioni che hanno dato un aiuto in questi 5 anni, associazioni per consulte permanenti che parteciperanno consultivamente ai lavori della Giunta. È previsto dalla legge, è previsto dallo statuto. Questo perché noi, lo ripeto, è importante, vogliamo mettere al centro della nostra azione amministrativa il cittadino nelle sue varie sfaccettature. Rinchiuderci all'interno della casa comunale non serve né a noi né al cittadino. Noi vogliamo la collaborazione, noi vogliamo praticamente interfacciarci col cittadino, e questa è la cosa importante. L'amministrazione deve essere la guida, deve dare le linee, ma deve anche seguire quelle che sono le richieste dei cittadini. E poi, eccolo, parliamo del futuro, vi parlo di sole qualche opera, e comunque a tutti quelli che diranno ma come farà a trovare i soldi, lo dimostreremo uno per uno prima della fine della campagna elettorale. Non lo faccio in questa sede perché sarebbe troppo comodo. E allora noi abbiamo un bellissimo progetto, vi parlo solo di 2 o 3 cose così non vi stanco troppo. Abbiamo un bellissimo progetto che è rimasto nel cassetto e che potrebbe essere il fiore all'occhiello di un paese che vuole vivere, di un paese vivibile, di un paese diverso. C'è un progetto fatto anche dall'architetto che è qui vicino a noi, davanti a noi, che
ha tanta fantasia, che ci ha collaborato, che sta vivendo anche con ansia questa campagna elettorale perché vuole un paese che viva, un paese che cresca ordinatamente. Si tratta della realizzazione del parco suburbano urbano. Alla fine potrete vedere qualche immagine quando finiremo di questa realizzazione. Voi immaginate un parco urbano sotto castello, cambia il volto del paese, il volto del paese diventa completamente diverso. Ebbene, noi troveremo nei 5 anni, non è un programma del primo anno, lo voglio dire bene, troveremo le risorse, in modo come trovare le risorse per far sì che questo paese diventi ancora più bello. E poi, negli ultimi tempi, è successa una cosa sgradevole, voi avete visto che quasi abbiamo una chiesa che è diventata quasi non agibile, pericolosa. Noi nel piano regolatore generale avevamo praticamente previsto una chiesa con una piazza davanti. Brolo è l'unico paese a non avere una piazza davanti alla chiesa. Ebbene, lì dove abbiamo previsto nel piano regolatore, noi intendiamo, attraverso una collaborazione sicuramente con le gerarchie ecclesiastiche, sicuramente vogliamo dotare Brolo di una chiesa ampia, spaziosa, con spazi anche così come erano previsti nel semicantinato, per dare la possibilità ai giovani di ritrovarsi, di fare esperienze di diverso tipo, ludiche, teatrali, ma anche di avere un punto d'incontro e toglierli dalla strada. Questa è la chiesa con davanti la piazza e sarà, io credo, uno dei punti più importanti del nostro programma che riusciremo a fare. E poi sicuramente noi abbiamo anche la trasformazione nel programma del palatenda di Piazza Annunziatella in struttura stabile. Voi sapete che questa struttura è stata allora fatta da me durante la mia amministrazione ed è servita per molti anni per diverse manifestazioni. Manifestazioni di tipo culturale, teatrale, ludico, danza, comizi, per tante cose. E noi questo lo vogliamo trasformare in una struttura stabile. Negli incontri che abbiamo avuto ci è stato chiesto questo da diverse parti, perché chi vuole fare per esempio un saggio di danza, chi vuole fare un incontro culturale, chi vuole fare una manifestazione, ha bisogno di un punto stabile e noi nei prossimi 5 anni daremo a Brolo una struttura stabile al posto del palatenda. E intanto, come ho detto prima, vi sarà immediatamente la manutenzione del palatenda perché deve essere usufruibile da tutti. E poi sul ruolo sul centro storico, così non vi faccio perdere tempo, ne parleremo in un'altra sede, ma voglio parlare anche della revisione del piano regolatore generale. Voi sapete, il piano regolatore generale è stato approvato da me nel 2002 durante la mia amministrazione e ancora lì cercavano di bloccarlo, eccetera. Ebbene, il piano regolatore ha dato a Brolo la possibilità di una crescita armonica. Oggi i vincoli sono decaduti e per legge bisogna fare la revisione del piano regolatore, che non serve a fare nuova cubatura, ma serve soprattutto per dare spazi verdi, servizi ai cittadini, quelle aree per le strutture sportive che ci sono state richieste da parte del, per esempio, dei rappresentanti del tennis di questo comune, così come altre strutture sportive che vedremo, insomma, per poter dare servizio al cittadino. Ora io chiudo per questa sera, chiudo perché è giusto non stancarvi, voi avete avuto molta pazienza. Però una cosa voglio dirvi,
una cosa, così come dicevano, vedete, questa squadra meravigliosa che ha, si è formata così spontaneamente, questa è la cosa più bella. Noi non abbiamo cercato altri candidati di altre liste, sapete perché? Perché noi la lista ce l'avevamo pronta un mese e mezzo fa. Quando io ho annunciato la mia candidatura, già la lista era pronta. Questo significa che non avevamo bisogno di nessuno. Loro sono venuti spontaneamente e hanno accolto immediatamente quello che era l'invito a far parte di una squadra. Noi, lo ripeto per chi non ha sentito prima, noi abbiamo un solo scopo, quello del bene di Brolo. Ed io una cosa posso promettervi: io sto mettendo la mia faccia, mi sto mettendo io, proprio perché a garanzia che non possiamo fallire. Guardate, voi pensate che l'ultima mia esperienza al comune di Brolo possa lasciare un ricordo non bello? Non lo posso fare, non me lo posso permettere. Io amo troppo Brolo e sicuramente assieme alla mia squadra vi garantisco che faremo il massimo, col massimo impegno, con la massima.